10 padiglioni, oltre 500 espositori, un fitto calendario di convegni, workshop e le prove dinamiche qui in pieno svolgimento alle nostre spalle. Sono i numeri della 115esima edizione di Fiera Agricola che dopo lo slittamento da gennaio ad oggi imposto dall'emergenza Covid è tornata in presenza qui a Verona. Sostenibilità e digitale, le parole d'ordine del salone, trasversali a tutti i settori, dalle macchine alla zootecnia, alle agroenergie che quest'anno con il digital farming hanno un salone dedicato. Fiera Agricola guarda così al futuro dell'agricoltura che nel nostro paese conta oltre 400.000 aziende con un valore della produzione che sfiora i 60 miliardi di euro. Per capire quanto l'innovazione sia trasversale a tutti i settori basta scorrere l'elenco dei premiati del premio innovazione qui a Fiera Agricola. 17 foglie d'argento, 6 foglie d'oro. Antonio Boschetti, direttore del settimanale L'Informatore Agrario, innovazione che coinvolge tutti, nessuno escluso. Innovazione che coinvolge tutti, tutti i settori, tutte le filiere agricole. Nelle 23 novità che abbiamo premiato ci sono novità appunto per la zootecnia, la viticoltura, la frutticoltura e i cereali, un'agricoltura che va sempre di più verso l'innovazione tecnologica, quindi integrazione di software, integrazione di sensori, integrazione di connettività per l'agricoltura 4.0. Così è cambiata negli ultimi 2 anni, la prossima edizione di Fiera Agricola come te le immagini? Tanti robot, tanta guida autonoma? Assolutamente sì, tanti robot ce ne sono già quest'anno, io credo che molta parte della meccanizzazione agricola passerà proprio dai robot, ci sono delle operazioni come la raccolta, come il diserbo in biologico che verranno per forza di cose affidate sempre di più ai robot. Non si trova manodopera, la manodopera costa cara, non è specializzata e sempre di più anche per tutelare i diritti dei lavoratori, perché il lavoro dei campi è un lavoro duro. Io credo che per queste operazioni qui, soprattutto la raccolta e il diserbo, si andrà verso la robotizzazione.